Ragazzi, prima di cominciare questo video, vi volevo dire che siccome per un fatto di compiti che ho il pomeriggio, ho difficoltà a registrare il giovedì per il venerdì, sposterò i video di farming al sabato o al giovedì. Ragazzi, prima di cominciare questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre informati sui nuovi caricamenti. Dopodiché, lasciate un bel mi piace. Buona visione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video, sono Genem e oggi siamo tornati su Farming Simulator 17. Mi scuso se tutto va bene, questo video è uscito con un giorno di ritardo, però purtroppo sto avendo problemi di connessione, inoltre in questo periodo siccome sto avendo alcune verifiche non ho avuto il tempo di registrare, difatti sono mancati alcuni video. Allora, nello scorso episodio vi avevo detto che avremmo dovuto vendere l'insilato. Ho aspettato un po', ho mandato il gioco veloce e quindi abbiamo la frammentazione completata. Apriamo il silo e saliamo sulla pala gommata. Anzi no, perché ragazzi, prima di cominciare questo video io ho notato che comunque il prezzo dell'insilato non è così tanto alto, anzi è proprio in discesa, quindi non vale molto. Però è salito il prezzo della colza che andremo a vendere. Comunque ragazzi, fatemi sapere con un bel commento se volete più di un episodio a settimana, o più di un episodio a settimana intendo due massimo, perché poi ci sono anche le altre serie che mi invito a seguire se appunto non le seguite. La discesa, attenzione, qui si deve stare attenti perché nello scorso episodio mi sono ribaltato portando i tronchi. Ok ragazzi, siamo arrivati alla compagnia di trasporto e teoricamente è qui che dovremmo scaricare. Ok, abbiamo fatto 50.000 euro, che non sono affatto pochi ragazzi. Ragazzi, adesso direi di poter mettere il gioco veloce, perché aspetto che il prezzo dell'insilato salga, anche se è proprio in caduta libera. Ragazzi, guardate come scende! Guardate come scende! No! Vabbè, io non vendo con un valore così basso. Comunque, l'abbiamo messo lì per farvi capire dove cavolo me ne vado per raccogliere l'erba. Perché quando finisce qui, in questo campo, non so dove andarlo a prendere, non ho proprio idea. Ok ragazzi, ho riempito il cassone, però il prezzo adesso è fermo, quindi spero che stanotte, diciamo, nel gioco possa alzarsi in modo tale che io possa vendere, perché non vendo a 450 euro ogni 1000 litri. Raga, io metto il gioco di nuovo piano, perché praticamente io avevo seminato i terreni, ma semi di soia e sono pronti per il raccolto, ma il prezzo dell'insilato non si vuole muovere, no, non si muove. Guardate, qua ci sono i campi pronti e qua c'è l'insilato che è fermo. Tutti gli altri prezzi bene o male sono cambiati, quello è fermo. Intanto però un operaio lo metto. Comunque alla fine dello scorso episodio ho detto che avrei seminato un terreno il 14 a semi di soia e il 15-16 a colza, invece ho seminato tutto a semi di soia perché comunque è la cosa che vale di più, quindi ho deciso di seminare. Ragazzi, miracolo! Il prezzo dell'insilato sta salendo. Mamma mia, ragazzi, quanto tempo ho aspettato. Adesso appena arriva a un buon punto, anche a 700, comincio a vendere subito. Ragazzi, 700 euro per me vanno bene, quindi saliamo sulla pala gommata e comincio a vendere, anche se
finché riesce a salire, lo fare salire. Io intanto carico. Ragazzi, questa pala è una mod. Solo la pala, eh? La pala gommata invece no. È una mod che dà una pala gommata. Cioè una pala gommata, una pala proprio enorme. Non potete immaginare qual è la sua capienza. Solo che adesso che la sto usando è un po' difficile, quindi mi sa, ragazzi, che dovremmo comprare la forca da insilato. Eccola qui, forca da insilato, compra, la compriamo subito. Ho una capienza leggermente minore rispetto a quella che ho comprato io, di 1500 di più o meno, però comunque è sempre buona. Ok ragazzi, sono tornato all'impianto del biogas, quindi qui ho la forca da insilato e se mi ricordo come si usa dovrebbe essere relativamente semplice. Ok, questo è il primo carico. Intanto abbiamo la trebbia con un serbatoio pieno. Allora, vediamo. 7300 euro sono buoni. Ovviamente vendendo il prezzo un po' cala, ma non tantissimo. Comunque il mio obiettivo con quello che ci rimane da vendere è di arrivare, fatemi fare un calcolo, anche a 130.000 euro, 135.000 euro, con quello che ci rimane da vendere. Comunque siamo sopra i 100.000 euro, già questa è una cosa buona, anche se sono ancora un po' pochini. Ricordo anche che noi abbiamo un debito con la banca. Questo è il quarto carico. Comunque, dato che abbiamo quindi questo debito con la banca, mi è venuta l'idea di restituire 5.000 o 10.000 euro in ogni episodio. Dipende poi da quanto guadagniamo. Ad esempio oggi diciamo che 10.000 euro li potrei restituire. Comunque ragazzi, vorrei spiegare una cosa. Praticamente, se io mi comprassi dei campi qui, io li concimerei, anche se non ho bisogno, perché ovviamente poi mi comprerò, che già ho una seminatrice di questo tipo, ovviamente poi mi comprerò comunque le seminatrici, quelli che hanno pure il fertilizzante, però questo è un digestore, il punto in cui vendo l'insilato. E questa è la cisterna dei liquami, quindi se avessi bisogno di fertilizzante e liquido posso andare qui, se ho bisogno sia per concimare che anche per venderlo, perché quello si può. Ragazzi, c'è il rumore del digestore, che però è qui, quando il digestore è dall'altro lato dell'impianto. Boh, qualche errore l'hanno fatto in questa mappa. Invece qui rumore non ce n'è. Comunque ragazzi, abbiamo pure raggiunto l'obiettivo dei 135.000 euro, forse arriva anche a 140.000. Ok ragazzi, il silo interrato è vuoto, lo dice pure il gioco. Andiamo a vendere quindi questo ultimo carico di insilato e poi credo di concludere. Ok, e purtroppo non sono arrivati neanche a 140.000 euro. Vabbè, comunque buttiamo pure la forca là dentro, perché adesso guardate i trick, la recupero. Ma ragazzi, se non ce la faccio, no. Ok ragazzi, l'ho agganciata.
guardata, mamma mia. Comunque, ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ringrazio per il vostro presente, lasciate un mi piace questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, commentate qua sotto schermo qualsiasi cosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!